Buongiorno a tutti e benvenuti all'interno del nostro approfondimento sulle materie prime, commodity trading, con noi il nostro specialista Giancarlo Dall'Alio, che saluto. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno Emerick, un saluto a tutti. Cominciamo subito con il petrolio, visto anche l'OPEC Plus, Giancarlo. In questo momento petrolio in rialzo dell'1,93%, al di sopra dei $60, 60,30 per la precisione. Sì, l'OPEC deve dare le sue proiezioni per quanto riguarda l'offerta. E, abbiamo assistito a una fase di volatilità e lateralità nelle ultime 10 sedute, dopo una fase discendente in cui il petrolio per la prima volta dopo tanto tempo si è correlato ai mercati azionari. Il picco a $68 ha poi decretato prese di profitto da parte degli speculatori, che hanno in realtà abbastanza ridotto le loro posizioni. La settimana scorsa c'è stato il caso Canale di Suez, di cui tutti hanno ampiamente discusso, però insomma ricordiamo che questo passaggio in realtà influiva più che altro emotivamente, perché non passa meno del 10% dell'offerta di petrolio lì, eppure naturalmente bastava per portare nervosismo sul mercato. Il petrolio potrebbe ricorrelarsi agli indici azionari americani, come fa di solito, e ricordiamo anche che siamo in una fase ascendente, una fase di stagionalità rialzista, perché si accumulano scorte in vista dell'estate. Un'estate che appare decisamente l'obiettivo dell'amministrazione americana per quanto riguarda il ritorno alla normalità. Si è parlato di un obiettivo del 4 luglio. L'amministrazione Biden ha annunciato che entro fine aprile 200 milioni di americani potrebbero essere vaccinati. Questo significa 2/3 della popolazione, significa anche forti possibilità di immunità di gregge, quindi insomma lì le riaperture ormai sono già avvenute e si tende a guardare con ottimismo il futuro. Che cos'è che limita un po' il rialzo in questo momento? È l'Europa, che è l'anello debole della catena, perché in Oriente è già quasi tutto normalizzato, Stati Uniti si va verso la normalizzazione, in Europa purtroppo vediamo che ci sono ancora problemi, e ci sono anche molti problemi politici, perché insomma si discute se questo o quel vaccino possano andare bene, se questo o quel contratto possano andare bene, anche chiaramente, evidentemente, in base ad accordi o disaccordi geopolitici. Detto questo, supporto poco sopra i 56,5 e prime resistenze importanti intorno a $61,90, $62, e questo è il trading range in cui il petrolio è chiuso in questo momento. Una rottura rialzista, a mio avviso, potrebbe proiettare di nuovo il petrolio verso livelli più alti. Certo, mi sarebbe piaciuto vederlo su livelli più bassi per entrare long, però vista la situazione di stabilizzazione del prezzo, anche questi potrebbero essere buoni livelli nel momento in cui avverrà una rottura al rialzo. Da qui all'estate, se non ci saranno particolari sconvolgimenti a livello macroeconomico e se insomma anche sugli indici la situazione tenderà a stabilizzarsi, sull'S&P 500 per esempio abbiamo assistito a nuovi massimi assoluti all'inizio della settimana, Nasdaq molto più indietro, però la situazione sembra insomma che possa volgere al meglio, anche se moltissimi analisti raccomandano prudenza, perché il ribasso e la sorpresa può essere dietro l'angolo. Va bene, allora andiamo a lavorare su Natgas, derivati dal petrolio, Brent, scegli tu Giancarlo, io ti seguo. Sì, natural gas, derivati sul petrolio, come al solito parliamo della benzina, che sta seguendo un andamento molto correlato a quello del suo sottostante, del greggio. Naturalmente sappiamo che in questo periodo dell'anno la benzina è favorita anche rispetto all'altro derivato, al gasolio, per questioni di stagionalità. Venendo adesso al natural gas, sembra che i prezzi comincino una fase di stabilizzazione e di inizio di rialzo. Oggi ci sono, come al solito, i dati sulle scorte, si aspetta un'iniezione di scorte per gli stock di natural gas. Ricordiamo che
a favore dei rialzisti c'è un forte import dall'Oriente, in particolare dalla Cina, e ricordiamo anche che invece la domanda negli Stati Uniti e in Europa è ancora abbastanza debole. Molto dipenderà anche dalle temperature estive. Se assisteremo a un'estate calda o addirittura un'estate torrida, come è stato per esempio l'agosto e lo scorso anno, è molto probabile che il prezzo del gas possa salire, perché ricordiamo che questa fonte di alimentazione viene utilizzata anche per gli impianti di climatizzazione. L'anno scorso c'era la variabile negativa di molte aziende, molte industrie chiuse, quest'anno si sta riaprendo tutto e quindi naturalmente ci sarà la possibilità di vedere prezzi più alti, cosa su cui io sono abbastanza convinto, insomma. Per cui le operazioni rialziste in questa fase possono essere impostate, perché almeno i $3 dovremmo rivederli tra non molto tempo, credo, per il natural gas. Va bene, allora passiamo a granaglie e carni. Sto vedendo dei movimenti veramente interessanti su entrambi i comparti. Certo. Dimmi tu da cosa vuoi cominciare. Sì, cominciamo dalle granaglie, Emery, perché ieri c'è stato un importante record, doppio record da parte dell'USDA. La soia, tutti i derivati della soia, volati proprio completamente. Sì, spieghiamolo che cosa è successo. Ieri c'è stato il report del Dipartimento per l'Agricoltura americano, era un doppio report, il primo sulle scorte trimestrali e riguardava il vecchio raccolto. E i prezzi sono schizzati in alto, sia per la soia che per il corn, che per il mais. Sulla soia il movimento è stato più evidente per un motivo molto semplice: la soia ha un limit up, cioè il corrispondente della sospensione per eccesso di rialzo che noi siamo abituati a vedere sul mercato azionario, a 70 punti. E in effetti ieri la soia è rimasta bloccata dopo le 18 a più 70 punti sulle scadenze del vecchio raccolto. Questo significa che le scorte trimestrali sono risultate inferiori alle attese degli analisti. Stesso discorso per il mais, è risultato meno evidente perché il mais ha un limit up a 25 punti, ma anche il mais ha chiuso bloccato sui massimi. Un po' più debole, ma sempre rialzista, il wheat, quindi il grano con circa 18 punti di rialzo sulle prime scadenze disponibili, ed è uscito anche ieri, perché il report era doppio, quello sulle planting intentions, le intenzioni di semina dei grandi coltivatori americani. A fine gennaio avevamo già avuto un report dell'Agiforum, cioè del forum internazionale sulle granaglie e sulle materie prime agricole, e lì c'erano state le prime proiezioni su ciò che i grandi coltivatori avevano intenzione di seminare. Durante il periodo che è andato da fine gennaio fino a fine marzo, queste previsioni sono state aggiornate ed erano state aggiornate su livelli sempre più alti. Per esempio, per il mais, se non ricordo male, 93 milioni di acri previsti in semina. I risultati di ieri hanno sorpreso, perché rispetto alle proiezioni il risultato è stato inferiore, cioè i grandi coltivatori hanno dichiarato livelli inferiori rispetto a quelli delle proiezioni precedenti. Questo ha provocato un fortissimo rialzo anche sulle scadenze del nuovo raccolto, che ricordiamolo partono da settembre per quanto riguarda il wheat e il corn, quindi per il mais e il grano, e partono da novembre come prima scadenza utile per la soia. Anche sul nuovo raccolto fortissimo rialzo, tant'è che le strategie a questo punto, indirizzate soprattutto sul nuovo raccolto, possono essere almeno non ribassiste. Quali sono le variabili nelle prossime settimane? Si seguirà l'avanzamento delle semine, da prima. Successivamente, quando sarà tutto seminato, prima dell'estate, cominceremo con l'avanzamento dei raccolti e avrà molto peso il meteo, come al solito. Quindi, attenzione a piogge oppure eventuale siccità. Attenzione ai prezzi, perché sono nella fascia alta da diversi anni e cominciano a risentire già anch'essi della famosa aspettativa di inflazione di cui parliamo da settimane, inflazione che a livello di dati, di numeri, non si è ancora paventata, ma che sulle commodity, su molte commodity invece è già molto molto ben visibile. Quindi semine e poi naturalmente meteo per vedere gli sviluppi dei raccolti. Sul vecchio raccolto naturalmente si guarderà all'export, soprattutto per vedere
stabilizzazione o riduzione delle scorte finali. Ricordiamo che gli ordini, soprattutto quelli esteri, soprattutto quelli del gigante asiatico, della Cina, riguardano sia il vecchio raccolto che il nuovo raccolto. E in questo modo abbiamo fatto una panoramica generale. A livello di strategie, in questo momento posso dire che sono non ribassista sulla soia nuovo raccolto, perché ho un credit spread con le put su scadenza novembre, mentre sono un po' più neutral ribassista sul grano vecchio raccolto, e su luglio invece ho un credit spread con le call. Quindi raccolgo dei premi con l'aspettativa che i prezzi rispettivamente non vadano sotto 1140 circa per la soia e sopra i 670 per quanto riguarda il grano. E questo per quanto riguarda le granaglie. Ora dobbiamo andare a lavorare sulle carni e sui metalli. E tutto questo, beh dai, un 5 minuti ce li abbiamo abbondanti, quindi possiamo farlo. Certo. Allora, partiamo dalle carni, che sono in un certo senso correlate al report delle granaglie uscito ieri, al report delle agricole, perché sappiamo che il prezzo della soia e il prezzo del mais influenzano in un certo senso il prezzo delle carni, in quanto costituiscono anche alimentazione per quanto riguarda i capi degli allevamenti, soprattutto la carne per i maiali. Maiali che sulle scadenze estive sono sui massimi, siamo poco oltre quota 100 su scadenza giugno, molto interessante il movimento ribassista che rialzista che è diventato quasi parabolico, questo sia a causa del forte export verso la Cina, ricordiamo che lì c'è ancora il problema dell'influenza suina che periodicamente tende a riproporsi, ma c'è anche un'aspettativa di fortissima domanda per le scadenze estive negli Stati Uniti. Insomma, dovrebbe tornare la grilling season, abbandonata completamente lo scorso anno a causa delle chiusure. Come si può vedere, in tutto il resto del mondo c'è una fase di grande ottimismo e si lavora già per fare un'estate, fra virgolette, normale o di ritorno alla normalità. Sorprende invece il fatto che l'Europa sia molto indietro sotto questo profilo. Anche per quanto riguarda le soft, volevo dare un cenno, un'occhiata al caffè, perché sul caffè ne abbiamo parlato già la scorsa settimana, aspettavamo un po' un ritorno su quest'area di supporto in area 124-122, quest'area di supporto, e sto guardando la scadenza luglio, è stata testata, anche se in controstagionalità sto in questo momento implementando, ho già implementato un'operazione long in bull spread con acquisto di call sulla scadenza luglio, perché mi aspetto che da questi livelli il prezzo possa reagire bene, non tanto perché la domanda è aumentata, perché la domanda purtroppo è ancora stagnante soprattutto in Europa. Qual è il motivo? La continua chiusura o comunque le incertezze che riguardano il settore della ristorazione e dei bar. Il caffè, ad eccezione dell'Italia, in particolare di alcune città, il sud per esempio, in cui si fa la classica macchinetta del caffè anche a casa più di una volta al giorno, viene consumato soprattutto come fine pasto nei ristoranti oppure nei bar per colazione o per intermezzo durante la giornata. Si fa affidamento sull'aumento della domanda anche in Oriente. Importantissimo anche però la riduzione dell'offerta, perché il raccolto brasiliano dovrebbe essere inferiore, decisamente inferiore anche del 30% rispetto allo scorso anno. E allora, caro Giancarlo, ci mancano i metalli, non abbiamo ancora fatto nessun cenno a oro, argento e quant'altro. Giusto, giusto. Allora, sì, sui metalli abbiamo una situazione ancora di grande incertezza, soprattutto per l'oro, ne abbiamo parlato, anche se l'oro tecnicamente ha testato quest'area di 1680-1675 proprio due giorni fa, e da lì ha reagito molto bene. Sarà un doppio minimo? Lo sapremo solo al superamento dell'area 1760. La mia idea è che l'oro possa continuare a rimanere debole almeno fino a quando i dati sull'inflazione non saranno chiaramente rialzisti. La Banca Centrale Americana ha parlato della possibilità di un'inflazione temporaneamente anche sopra il 3% nei prossimi mesi barra anni, però ancora non si vede chiaramente. L'oro non dà un rendimento, c'è stato un travaso
anche da oro a titoli di Stato che cominciano a diventare interessanti per quanto riguarda il rendimento, o comunque insomma non sono a zero. E invece vedo meglio sia l'argento che il platino su cui ho posizioni rialziste. L'argento potrebbe ritornare in auge, soprattutto se la tecnologia e le società ad alta crescita vedessero i loro prezzi aumentare nuovamente. C'è il discorso dell'argento del platino, pardon, per l'utilizzo nell'ambito della tecnologia per l'alimentazione ad idrogeno delle auto, e quindi questo è un altro elemento importante. E quindi insomma da tenere d'occhio particolarmente questi due metalli alternativi. Ricordiamo anche che l'argento può essere utilizzato in sostituzione al palladio, invece che a prezzi quasi doppi. Il platino, scusatemi, può essere utilizzato in sostituzione del palladio, e questo è uno dei motivi per cui penso che sul platino ci si possa puntare durante il 2021. Grazie mille Giancarlo Dall'Aglio, Commodity Trader. Ciao Giancarlo, alla prossima. Grazie a tutti voi, ciao Emery. Terminiamo qui il nostro approfondimento legato alle materie prime. Andiamo in pausa, Forex Update e poi a seguire analisi tecnica.